Benvenuti in questa nuova pausa caffè, mi sistemo un attimo e oggi parliamo di audio, di un'intervista doppia e di come poterla realizzare con veramente due spiccioli, che poi due spiccioli è tutto interpretabile, ma prima... Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Allora, vi ho chiesto se vi interessava capire come poter realizzare un setup audio intervista doppia con un budget molto ristretto. Allora, non volevo farvi, cioè, nel senso, lo stavo bevendo e quindi si è visto, ma non è, è buono però, ve lo consiglio. Il kit che vi consiglio oggi, economico e soprattutto utilizzabile ovunque, è questo qua. Oh, eccoci qua, esattamente, questo qui. Che cos'è questo kit? Questo è, in realtà ve ne ho già parlato quando è uscito. Questo è il kit interview della Rode. Voi vi starete chiedendo perché si chiama kit interview. Perché all'interno appunto di questo kit troviamo due lavalier, perché si chiamano così, che poi noi li chiamiamo pulci, perché sembrano delle pulci, perché siamo noi che siamo i soliti Zulu. Insieme alle due lavalier esce questo. Come vedete in alto c'è l'inserto per il vostro smartphone, in realtà solo per iPhone. Vado a scollegare questo aggeggino, lo prendete, lo inserite all'interno del vostro cellulare e avete creato in pochi secondi un registratore audio con due lavalier che registrano in maniera permette di avere l'audio in maniera separata delle due persone intervistate. Perché conviene un kit del genere? Innanzitutto perché questo lo mettete sempre nello zaino, ve lo portate ovunque e per qualsiasi evenienza, tac, lo tirate fuori. Avete due lavalier, avete le due pinzettine per bloccarlo e qui viene il bello, perché ogni santo giorno noi riceviamo file con lavalier nascosti così, nascosti qua, messi di qua, messi di là, messi qua, messi qua. Però, per avere un buon audio, ci sono anche dei piccoli accorgimenti che vanno presi. E qui vado a prendere questa mia borsetta, che ormai ha i suoi anni, perché all'interno di questa mia borsettina ho, se mi è rimasto qualcosa perché le ho ordinate ma ancora non mi sono arrivati, eccoli qua, faccio vedere se riesco senza spaccare niente, ho questi qua. Che sono? Voi direte che so sti cosi? Questi cosi qua sono i Rycote, si chiamano. Sono degli adesivi che permettono di prendere il vostro lavalier, incollarlo con la parte... Adesso ne spreco uno che vi faccio capire come si utilizza. Prendo il mio bellissimo Rycote, lo attacco, vi faccio vedere, tac, tolgo la protezione e lo vado a nascondere sotto la t-shirt. Adesso lo lascio fuori per farvi vedere. Però metti caso che stiamo in esterna e voi dite: se sto in esterna mi entra il vento. No, perché in questo caso prendiamo un altro Rycote. Adesso ce n'avevo uno usato che ovviamente ho buttato, però forse questo qua, eccolo qua, ce n'ho uno usato qua che vado a cercare di recuperare, eccolo qua. Prendete l'altro Rycote, lo mettete, quindi create una sorta di sandwich, di panino, così, l'attaccate qua e sopra, sempre Rycote, c'è questo che è l'antivento, lo mettete qua
e avete creato, come vedete, una sorta, no, no, una sorta, avete creato il perfetto, guardate, ovviamente lo fanno di diversi colori, perché lo fanno bianco, lo fanno grigio, lo fanno in mille modi. Questo vi permette di avere, adesso lo andiamo a togliere per non dire che abbiamo sto coso qua, vi permette di avere il lavalier sempre operativo in qualsiasi situazione. La cosa che vi sconsiglio, e purtroppo accade spesso e volentieri, vado a togliere un attimo queste cose che non mi servono, è di andare a nascondere troppo il lavalier. Se non avete dei lavalier di un certo livello, e in questo caso questo il livello non è esageratamente alto, ma con i dovuti accorgimenti vi permette di fare delle ottime registrazioni audio. Quindi sicuramente se dovete intervistare una persona che sta con la camicia, la posizione giusta è sotto gli angoli della camicia. Se dovete intervistare una, che ne so, un signore che ha una t-shirt, il posto più giusto è dentro, ma così, quindi con la capsula bella pronta a ricevere l'audio. Più lo nascondete, più c'è il rischio, più ci sono due rischi: uno, che il suono venga ovattato, poi dovrete comunque andare a cercare di lavorarci in fase di post produzione, ma non è detto che tutti i suoni e tutte le tonalità di quell'audio, le frequenze, riescano. E due, ci sia il rischio di strofinamento dei tessuti. Un altro aggeggio che però non ho qui perché mi sono finiti, è fatto apposta tra l'altro per evitare proprio questo tipo di strofinamento, è un sempre della Rode, sono due pezzetti, è un pezzettino di plastica trasparente, la capsula entra esattamente al centro di questo involucro di plastica di silicone e vi permette di attaccarlo, perché è biadesivo, ovunque, evitando strofinamenti. Insomma, con una spesa di 160 credo, più Raycott che sono una ventina d'euro, più e ce n'avete un botto, più l'altro Invisilab della Rode, secondo me con 200 euro, 210 euro avete un bel kit interviste, per doppie interviste anche, quindi vi permette di giostrare anche su questo fronte. E soprattutto vi dà la possibilità di portarlo sempre con voi, perché va benissimo utilizzare delle radio, quindi della lavalier con trasmettitori, riceventi, ma è tutto molto più complesso. Sicuramente in base al tipo di relazione può essere migliore o può essere peggiore, ma secondo me un kit del genere che si tiene in una borsetta così è sempre da portare dietro, perché può succedere alla qualunque, voi siete sempre pronti a registrare un audio comunque buono, perché come dico sempre, potete fare il video più bello che volete, poi però parte l'audio degli sposi in chiesa che si sente come se state al Colosseo e avete fatto cazzi. Girano i dischi di Aldo Ricci.